La strada era già in salita prima di ieri e dopo la giornata di ieri è quasi catastrofica. Un saluto a tutti gli amici del corner sampdoriano. Prima di iniziare con l'analisi di Samp Monza, vi invito come solito a lasciare un bel pollicione in su e a commentare dicendo la vostra. Ogni mercoledì sera saremo in live sulla piattaforma Viola, quindi vi invitiamo a seguirci e ci potete trovare su Instagram come corner-sampdoriano. Detto questo, partiamo con il video, con l'analisi di una disfatta sportiva, perché stiamo parlando di questo. Ho avuto la fortuna di essere in tribuna, avete seguito probabilmente anche le vicende legate a Corner. Vi ringraziamo per il supporto, ringraziamo Crypto che ci ha regalato questa bellissima esperienza. Davvero tutto questo senza di voi non sarebbe arrivato, quindi i primi meriti sono assolutamente vostri e che ci supportate. Il nostro impegno pian piano sta venendo ripagato. Abbiamo seguito la partita dalla tribuna, arriveranno molti contenuti interessanti, quindi rimanete aggiornati. Detto questo, ho avuto anche l'occasione di vedere per la prima volta la Samp dal vivo, perché in gradinata e nelle varie trasferte non è che si vedesse molto bene, con bandiere, eccetera. Ieri ho avuto la possibilità, purtroppo, di vedere quello che è successo in campo e ho visto una Samp disordinata. E questo lo si è visto anche nelle idee di Marco Giampaolo. Inizialmente si era parlato di un 4-3-1-2 che, a parer mio, in campo si è quasi trasmutato in un 4-1-4-1, perché Gabbiadini veniva a prendere palla in una posizione insolita, nella zona destra del campo, e questo ha penalizzato e non poco il gioco di Manolo Gabbiadini, che è un giocatore che deve rimanere assolutamente nella zona offensiva del campo. Sappiamo tutte le sue capacità. Poi abbiamo lasciato nuovamente da solo Caputo, che è una cosa su cui lavoriamo da tempo, e lo stesso Caputo deve migliorare, perché ieri non ha tenuto un pallone, non ha mai fatto salire la squadra, e davvero c'è molto di cui parlare, c'è molto da lavorare, specialmente dopo quello che abbiamo visto ieri, l'ultima piazza di Marco Giampaolo, che è stato esonerato. Il Monza è una squadra che ha fatto la sua partita. Il Monza, secondo me, è una squadra che è stata penalizzata dall'ex allenatore Stroppa, che non mi piace, lo avete anche intuito dalle live. Non condivido molto il suo pensiero di calcio. Infatti è arrivato Valadino, un allenatore che sa mettere i giocatori in campo, e abbiamo visto già due vittorie in due partite per il Monza, prima con la Juve e poi ieri proprio contro la Sampdoria. Quindi si vede che Paladino sa mettere gli uomini in campo, e comunque il Monza è una squadra che ha qualità, è una squadra che sa far girare bene il pallone. Ieri ci ha dato una lezione di calcio, perché secondo me il Monza ieri ha fatto la sua partita, e una cosa molto importante, ha giocato sugli errori della Sampdoria. La Samp fa sempre gli stessi errori da ormai settimane, da mesi, da quando c'è Marco Giampaolo. Scivola male, accorcia male. E quindi cosa fanno le squadre automaticamente? Fanno girare molto il pallone, e non solo, propongono molti cambi di gioco. Come è arrivato il primo gol? Pallone sul secondo palo, che ormai è diventato veramente all'ordine del giorno contro la Sampdoria, perché appunto gli avversari si sono resi conto di questa incapacità della Sampdoria di scivolare. Bravissimo Ciurria a inserirsi, sfonda in mezzo, Pessina da solo. Sigla il gol dell'1-0, e vorrei dire che la Samp ha avuto una reazione. Niente di tutto ciò. Una squadra che non ha mai saputo rendersi pericolosa, una squadra che continua a proporre questo gioco lento, questo gioco prevedibile. Lo stesso Giampaolo se ne è reso conto, e cosa ha fatto? Ha cambiato modulo di gioco. Ne avrà cambiati, penso, 3-4 durante il corso della partita, specialmente nel secondo tempo, dopo un'illusione al termine del primo tempo di un possibile calcio di rigore, poi annullato giustamente per un presunto fallo su Thomas Rincon. Nel secondo tempo abbiamo visto una Samp che, con l'ingresso di Virà, si è ritrovata a impostare il gioco, con Virà che si metteva tra i due centrali, che si ripiegava. Ma se a questo non viene abbinato qualche movimento là davanti, qualche sovrapposizione sensata, la Samp non riesce a rendersi pericolosa, e la prova di ieri è più che sufficiente, nel senso che
la Samp si muove molto male in campo ed è messa molto male in campo. Giusto l'esonero di Marco Giampaolo, giustissimo, perché adesso non aveva più la fiducia della società. Io penso che ieri, scusate, ieri la Samp abbia giocato anche un po' contro di lui, perché si è visto. Perché una squadra non può scendere in campo così male, una squadra non può non andare sui contrasti, non può non lottare. Era una cosa di cui avevo parlato in maniera positiva con la Juve, con il Milan, con l'Atalanta, quantomeno la Samp ci aveva provato. Adesso parliamo di una Samp senza palle, passatemi il termine, e una squadra che non sa rendersi pericolosa e non si andrà avanti così. Infatti, Marco Giampaolo è stato esonerato, quindi vedremo adesso chi arriverà a questo discorso e lo accenniamo tra pochissimo. Prima però concludiamo con l'analisi del match con un Eurogol di Gianluca Caprari, male Berezinski, uno dei peggiori in campo a parer mio nella gestione di quel pallone, molto 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 confuso. Arriva questo cross, bravissimo. Un gol spettacolare da parte di Gianluca Caprari. E il terzo gol viene siglato su un pallone perso di Blocerchiati. Ripartenza del Monza che già in precedenza si era reso pericoloso con delle costruzioni dal basso molto interessanti. Un Monza che ieri ha gestito molto bene il pallone di fronte a una Samp praticamente inesistente in campo. Ed è riuscito a siglare anche il gol del 3-0 definitivo, un gran gol di Stefano Sensi che si è comportato molto bene, non esultando, questo secondo me gli fa molto onore, a differenza di un certo Gianluca Caprari. Che dire, migliore in campo mi sento di dire Audero, secondo me non ha colpi sui gol, ha provato a spronare i giocatori in tutti i modi, i suoi compagni. Non mi ricordo grosse parate. Sì, forse una o due durante il corso della partita, però è un giocatore che secondo me deve diventare il leader di questo gruppo e dopo la parata nel derby secondo me lo sta diventando ed è un giocatore da cui ripartire assolutamente. Per i peggiori ne abbiamo di tutti i colori, tutta la difesa, perché una Samp che non è riuscita a frenare il gioco del Monza, tutto il reparto difensivo, anche i movimenti del centrocampo. Mi è piaciuto Rincon che lotta come al solito, mi è piaciuto Djuricic che poteva gestire il pallone in una determinata maniera e l'ha fatto. È un giocatore secondo me molto interessante, Filip Djuricic, che però deve giocare vicino alla porta. Stessa cosa di cui parliamo da molte molte settimane e non viene mai applicata da Marco Giampaolo. Capitolo allenatore. Adesso chi arriverà? Tantissimi nomi, De Rossi, Stankovic, Ranieri, D'Aversa su tutti. È molto dura adesso perché Stankovic, secondo me, è uno dei miei preferiti e secondo me riuscirebbe a dare una grande mano alla Samp perché è un allenatore che tira molto le orecchie e in questo momento serve una figura un po' come lui, una figura molto decisa e per me potrebbe essere un'ottima scelta, potrebbe esserla Claudio Ranieri, assolutamente, perché è un allenatore che ha una storia pazzesca alle spalle, che ha già fatto un miracolo a Genova, si abbasserebbe addirittura lo stipendio, quindi adeguerebbe le sue aspettative, i suoi soldi per tornare qui a Genova e secondo me questo sarebbe anche un gran gesto d'amore nei confronti dei tifosi che lui ha sempre amato, ha sempre ammirato per il loro comportamento. Ricordiamo Samp Lecce 1-1 con le dichiarazioni di Ranieri, con l'assudio che ha cantato per 90 minuti e poi alla fine ha detto no, non ci siete piaciuti e ha cominciato a fischiare. Questo secondo me è un comportamento ottimo da parte di Claudio Ranieri che spero possa tornare. De Rossi non mi sembra molto affidabile, D'Aversa neanche, quindi vedremo di cosa sarà fatto il futuro di questa Samp. Questa sera Udinese-Verona, una partita assolutamente da seguire, perdon, Verona-Udinese, una partita da seguire assolutamente. E Verona che se dovesse mai vincere andrebbe a quota 8, e mentre la Samp è ancora a quota 2. Quindi calma e testa, alla prossima. Una trasferta difficile, una trasferta maledetta.
quella del Dallara, in cui la Samp non vince, penso, dalla stagione 2003-2004, o comunque da molti, molti anni. È la trasferta da cui la Samp non vince più tempo, insieme a Napoli. L'ultima vittoria, se non ricordo male, è arrivata nella fine degli anni 90, quindi assolutamente ci aspetterà una guerra. Noi vi aspettiamo mercoledì sera sulla piattaforma Viola per parlare di Samp. State connessi su Instagram, corner-sampdoriano, per rimanere aggiornati su tutto il mondo Samp, tutto il mondo corner, su quello che sarà della pagina, dei nuovi contenuti che usciranno, perché ne usciranno veramente molto belli. Quindi rimanete aggiornati, sempre forza Samp.